ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Hare Krishna. Saluto speciale a tutti i devoti e tutti gli amici che seguono in questo momento in diretta e tutti coloro i quali riascolteranno questo studio, questa lettura del Back to Godhead. Dunque oggi leggiamo un articolo che si intitola Harinama Sankirtan, portare il santo nome di Krishna nelle strade, di sua grazia Satyaraj Prabhu. Prima però leggiamo gli scopi per cui è stata fondata e per cui è ancora oggi stampata e distribuita la rivista ufficiale del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna, Back to Godhead, o Ritorno a Krishna. Primo scopo, aiutare la gente a discernere la realtà dall'illusione, lo spirito dalla materia, l'eterno dal temporaneo. Evidenziare i difetti del materialismo. Offrire guida nelle tecniche vediche della vita spirituale, preservare e diffondere la cultura vedica, celebrare il canto dei santi nomi del Signore come insegnato da Sri Chaitanya Mahaprabhu, aiutare ogni essere vivente a ricordare e servire Sri Krishna, Dio, la persona suprema. Proprio qui a fianco c'è un'immagine di Prabhupada, un'espressione molto seria, vediamo se riesco a farvela vedere. Vediamo se riesco a inquadrarla. Eccola qua. Un'espressione molto seria. E quello che c'è scritto a fianco è una sua espressione. Dice: al momento i nostri leader non sono illuminati, sono ciechi. Non hanno alcuna conoscenza e nonostante questo guidano la società. Andayatandair upani yamanas. Il cieco guida un altro cieco e finiscono entrambi nel fosso. Hanno eliminato la cultura spirituale di cui il mondo godeva in origine senza fornire alcuna valida alternativa. Questa valida alternativa è offerta dal Back to Godhead, dalla Bhagavad Gita e dallo Srimad Bhagavatam. Quindi invitiamo tutti quanti ad essere molto seri nell'ascolto, nello studio di questi testi e molto seri nell'osservanza dei precetti contenuti all'interno di questi testi, quindi nel vivere quello che c'è scritto all'interno di questi libri. Ok, Harinama Sankirtan, portare il nome di Krishna nelle strade, di sua grazia Satyaraj Prabhu. Satyaraj Prabhu è un discepolo diretto di Srila Prabhupada e scrive moltissimo su questa rivista. Verso la metà degli anni 70 il gruppo rock dei Doobie Brothers ebbe un grande successo con la canzone intitolata Taking It to the Streets. Taking It to the Streets. Che proclamava la fratellanza tra gli uomini e l'importanza di diffondere la verità dove tutti potevano sentirla, cioè nelle strade. La canzone sottolineava il fatto che occorre lasciarsi alle spalle l'ingiustizia e lo sfruttamento e aiutare i propri fratelli e sorelle meno fortunati, riaffermando l'uguaglianza e l'amore reciproco. Per me, devoto neofita di Krishna, questa canzone aveva un significato più esoterico. Sebbene condividessi il suo messaggio, centrato sul legame genetico e spirituale tra gli esseri umani, ero da poco stato introdotto nell'Harinama Sankirtana e nelle strade portavo qualcosa di diverso, il santo nome di Krishna, che purifica tutti coloro che ne ascoltano la vibrazione. Il termine Kirtana si può tradurre in vari modi.
Ecco, questo è un kirtan. E lei risponde. Questo è un kirtan. È una suoneria di un telefono. Però è una suoneria kirtan. Quindi il termine kirtana si può tradurre in vari modi, come ad esempio parlare, dire, diffondere, glorificare e lodare. Per noi devoti di Sri Krishna, kirtana è il canto dei santi nomi di Krishna e poiché seguiamo la tradizione, il nostro canto è nello stile di chiamata e risposta. Tutte le attività del movimento Hare Krishna sono fine a tutto quello. Naturalmente lo lascerò fuori. Tutte le attività del movimento Hare Krishna sono finalizzate a sostenere o promuovere il Krishna Kirtana, specialmente il Sankirtana. San significa completo o in comunità. Quindi Sankirtana si riferisce alla glorificazione completa, ossia al cantare con gli altri, e sottintende il fatto che cantare con gli altri è meglio che cantare da soli. Nel Sankirtana ci riuniamo per cantare e danzare per il piacere di Krishna. La tradizione Gaudiya Vaishnava, formata dai seguaci di Chaitanya Mahaprabhu, glorifica il canto collettivo come la più elevata ed efficace di tutte le pratiche devozionali. Krishna Das Kaviraj Goswami riassume questa idea nella sua opera del XVII secolo, la Sri Chaitanya Charitamrita. Tra i vari modi, e questo è ciò che dice Krishna Das Kaviraj Goswami, tra i vari modi di eseguire il servizio di devozione, i 9 metodi prescritti sono i migliori, perché hanno il grande potere di farci comprendere Krishna e di risvegliare il nostro amore estatico per Lui. E di questi 9 metodi, il più importante è cantare sempre il santo nome del Signore, Nama Sankirtana. Chi lo fa, evitando di compiere le 10 offese, ottiene molto facilmente il preziosissimo amore per Dio. Anche lo Srimad Bhagavatam, il frutto maturo dell'albero della conoscenza vedica, esalta il Nama Sankirtana, affermando che, benché si possano glorificare col canto le qualità guna e le attività karmani del Signore, come era d'uso nelle ere precedenti, nell'attuale era di Kali ci viene semplicemente chiesto di cantare il suo santo nome. I suoi versi ci informano che i santi nomi di Dio non differiscono dalle sue incarnazioni, qualità e attività, avatara, guna, karma. Questi nomi sono dunque una specie di abbreviazione, una tecnica mnemonica che evoca, sotto forma di seme, le incarnazioni, le qualità e le attività del Signore. Una benedizione speciale per le anime del Kali Yuga. La teologia fondamentale del nome è chiara e diretta. Essendo assoluti, il Signore e il suo nome sono identici. Nel mondo relativo, una persona e il suo nome sono diversi. Io non sono presente personalmente solo perché qualcuno invoca il mio nome. Invece, nel regno spirituale assoluto, Dio e il suo nome sono uguali, come si legge nel Padma Purana. Il santo nome di Krishna è pieno di felicità trascendentale e conferisce ogni benedizione spirituale, perché esso è Krishna stesso. Questo verso termina con le parole Abhinnatvan Namanamino, riferendosi a Krishna. Il nome e il nominato non sono differenti. Pronunciando il nome di Dio o anche solo ascoltandolo, si entra in contatto col divino, pertanto ci si purifica e si avanza sul sentiero spirituale.
occorre ascoltare il santo nome da un'anima realizzata che ama Krishna puramente. Se il mantra è cantato da un puro devoto innamorato del Signore, scrive Prabhupada, ha l'effetto più potente su chi ascolta. Quindi, per avere un effetto immediato, il canto deve essere ascoltato dalle labbra di un puro devoto. Questo ascolto innesca una reazione a catena e chiunque ascolti, qualcuno che ha ascoltato un'anima pura, riceve un beneficio supremo. Quindi si innesca una reazione a catena, no? Scritture vediche dicono che bisogna ascoltare il Maha Mantra Hare Krishna da un'anima pura, e se tu ascolti da un'anima pura il santo nome e a tua volta lo pronunci, lo emetti questo suono, chi ascolta in realtà sta ascoltando non te da solo, ma te in quanto rappresentante del puro devoto di Krishna dal quale tu hai ascoltato a tua volta il santo nome di Krishna. E quindi si innesca questa reazione a catena. In quest'era, era si dice yuga in sanscrito, cantare il santo nome specialmente in gruppo è il metodo raccomandato per risvegliare la nostra coscienza di Krishna assopita e rinnovare il nostro puro amore per Dio. Nessun'altra pratica è così potente. Il Bhagavatam afferma: qualsiasi risultato ottenibile nel Satya Yuga con la meditazione su Vishnu, nel Treta Yuga col compimento dei sacrifici e nello Dvapara Yuga col servizio ai piedi di loto del Signore, si può ottenere nel Kali Yuga col semplice canto del santo nome di Hari, Krishna. Un episodio nella vita di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è Krishna stesso nel ruolo del suo devoto, illustra la profonda importanza di ciò che è conosciuto come Nagara Sankirtana. Nagara significa città. Quando all'inizio del XVI secolo Sri Chaitanya Mahaprabhu viveva a Navadvip nel Bengala occidentale, la regione era sotto il dominio musulmano. Nawab Hussain Shah, il cui nome intero era Alaaddin Hussain Shah, ha governato il Bengala come sultano indipendente Nawab dal 1493 al 1519 d.C. Il piccolo distretto di Navadvip era un famoso centro studi e il magistrato della città al servizio di Hussain Shah era Maulana Sirajuddin, molto stimato e noto anche come Chankasi. Chankasi letteralmente significa giudice simile alla luna. Da Srila Bhaktivinoda Thakur, un famoso Vaishnava Gaudiya del XIX secolo, apprendiamo che 5.000 anni fa questi due funzionari musulmani avevano partecipato ai divertimenti di Sri Krishna. Infatti, nello Sri Navadvip Dhammahatmya, Bhaktivinoda Thakur ci dice che Nityananda Prabhu, l'amico più intimo di Sri Chaitanya, rivelò a Srila Jiva Goswami quanto segue. O Jiva, ascolta le mie parole. Il villaggio del Chankasi non era che Mathura. Dopo aver eseguito un kirtana, Goranga diede l'amore per Dio al Kasi e lo liberò. Kamsa, il re di Mathura nel Krishna Lila, diventò Chankasi nel Gori Lila, Gora Lila. È per questo motivo che Goranga si rivolse a lui come al propizio zio materno. E intimorito, il Kasi cercò rifugio ai piedi di loto di Goranga. Per ordine di Hussain Shah, re dell'impero del Bengala, e Jarasandha nel Krishna Lila, Chankasi turbò il kirtana rompendo le mridanga. Quante volte Jarasandha viene sconfitto da
esilarante quel passaggio, quei passaggi del libro di Krishna, come Krishna sbaraglia sistematicamente tutte le armate di Jarasandha. Allora, per ordine di Hussain Shah, re dell'impero del Bengala, nonché Jarasandha nel Krishna Lila, Chankasi turbò il Kirtana rompendo le mridanga. Il Signore apparve allora nella forma di Nrisinga, metà uomo e metà leone, e lo spaventò. Come Kamsa, il Kasi si fece piccolo dalla paura e Sri Chaitanya gli diede prema, il puro amore di Dio, trasformandolo così in un grande devoto. Sono molto fortunati coloro che ascoltano il racconto della liberazione del Kasi. Questo è Nityananda Prabhu che parla a Srila Jiva Goswami. Il Chankasi ricopre un ruolo importante nella storia del primo grande Nagara Kirtana del Vaishnavismo Gaudiya. L'evento fu riportato per la prima volta nel Chaitanya Bhagavata da Vrindavan Das Thakur e successivamente nella Chaitanya Charitamrita da Krishnadas Kaviraj Goswami Adilila. I seguaci di Chaitanya Mahaprabhu cantavano regolarmente i nomi di Krishna per le strade e nei mercati di Navadvip, dando vita ad uno spettacolo che riempiva di gioia il cuore dei devoti. I musulmani restavano invece turbati dall'intensità del Kirtana e perfino alcuni Hindu stentavano ad accettare il fatto che il canto pubblico fosse parte della loro tradizione. I Brahmana, i sacerdoti ortodossi, erano particolarmente infastiditi dal gioioso movimento del Sankirtana di Mahaprabhu e si lamentarono col Chankasi, dicendo che il gruppo del Kirtana arrecava disturbo. Manipolato dai suoi sostenitori, Chankasi proclamò: «Nessuno dovrà più cantare in questo modo per le strade della città. Oggi perdono l'offesa e potete tornarvene a casa, ma la prossima volta che vedo qualcuno compiere questo Sankirtana lo punirò senz'altro, non solo confiscando i suoi beni, ma anche convertendolo all'Islam». Quando accadde di nuovo? Che accadde di nuovo? Egli andò direttamente a casa di Srivas Pandit, base del movimento del Sankirtana, Shiva Sangam. Fece irruzione e in un accesso d'ira ruppe una mridanga, sperando così di impaurire i devoti. Appena se ne fu andato, i devoti riferirono subito l'accaduto a Chaitanya Mahaprabhu e il Signore ordinò agli abitanti della città di radunarsi quella stessa sera, portando delle torce. Furono tantissimi quelli che presero parte all'iniziativa per soddisfare la richiesta di Chaitanya Mahaprabhu. Quando la folla aumentò, i partecipanti si divisero in 14 gruppi con Mahaprabhu al centro ed entusiasti cantarono ad alta voce i nomi di Krishna, sfilando per le strade di Navadvip come un esercito inarrestabile. La loro meta, la casa del Kasi. Quando giunsero a destinazione, il Kasi comprese che si trattava di un movimento pacifico di disubbidienza civile. Allora invitò Mahaprabhu a sedersi e a parlare con lui del valore della filosofia islamica e di quella Vaishnava. Alla fine Sri Chaitanya gli rivelò l'essenza di ogni verità religiosa, il Sankirtana. Realizzando il potere e la profondità del pensiero Vaishnava, il Kasi pianse e si unì al gruppo del canto, per lo stupore di tutti i presenti. Benedetto dalla misericordia di Sri Chaitanya, egli era diventato un devoto di Krishna.
Animato dal sentimento di Sri Chaitanya, Srila Prabhupada ha dato la priorità al Nagara Sankirtan fin dal 1966, quando fondò la sua associazione a New York City. Nel Tompkins Square Park guidò i suoi primi discepoli americani in quello che fu il primo kirtana pubblico del mondo occidentale. Alcuni rimasero seduti, altri danzarono, ma comunque tutti cantarono glorificando Krishna all'ombra di un olmo speciale, che in seguito la città di New York ha commemorato con una bella targa decorata. Chi va lì può trovare questo olmo con questa targa decorata. Il canto pubblico è talmente importante che nel 1969 Prabhupada scrisse ai devoti: la mia raccomandazione è che almeno per un'ora al giorno andiate tutti a praticare il Sankirtan per le strade o in un parco. Questa è l'essenza della vostra vita, il vostro dovere primario. Il tempio può chiudere i battenti se necessario, ma il kirtana pubblico non può essere fermato. È un altro discepolo. E scrisse poi ad un altro discepolo: per quanto riguarda le tue domande sul Sankirtana, penso che esso debba costituire la tua priorità. Tutte le altre attività sono secondarie. Questo canto è la nostra vita stessa. Perciò è ora che dobbiamo organizzarlo affinché ci sia più Sankirtana possibile nelle strade e durante i programmi universitari. Agli inizi del movimento, Prabhupada diede particolarmente enfasi al canto pubblico e in un secondo momento anche alla distribuzione dei libri, in quanto attraverso la carta stampata il santo nome di Krishna poteva essere ascoltato ben oltre la cerchia ristretta di un gruppo di kirtana, cioè in tutto il mondo. In verità, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, maestro spirituale di Prabhupada, aveva definito la carta stampata Brihat Mridanga, ovvero grande tamburo, perché mentre un comune mridanga è udibile nel raggio di qualche isolato, i libri possono arrivare ovunque. Sia Bhakti Siddhanta Sarasvati sia Srila Prabhupada desideravano che la distribuzione dei libri e il kirtana pubblico procedessero di pari passo. In tutta la storia dell'ISKCON molti sono i devoti che hanno dato impulso alla Rinama Sankirtana, per esempio a Indra Das 1953-2010. Discepolo di Srila Prabhupada ha manifestato grande dedizione all'Harinama, seguendo le orme dei primi appassionati di Kirtana come Achyutananda Das, Vishnujana Swami, Bharadvaja Das, Madhudvisha Das, Yamuna Devi e Jai Sachinandana Das. Fin da quando si unì al movimento nella metà degli anni 70, Aindra sapeva che il canto sarebbe stato il suo servizio principale. Dopo i primi anni di pratica spirituale a Washington DC, si ritrovò a New York City, dove trasformò un camioncino con una piattaforma di carico in un tempio viaggiante e diffuse la Rinama ovunque gli fu possibile. Lui e il suo gruppo di cantori entusiasti fecero sì che il santo nome di Krishna risuonasse giorno e notte. Spostandosi dal Central Park al West Village e viceversa, portarono il kirtana di Krishna in tutta la città, mentre gli abitanti guardavano il camion spirituale di Aindra percorrere su e giù le strade di New York. Nel 1986 il kirtana portò Aindra Das in India. Egli si stabilì a Vrindavana, la sacra terra di Sri Krishna, dove rinnovò un programma già inaugurato da Prabhupada, il kirtana non-stop di 24 ore al tempio ISKCON di Krishna Balaram. Spesso c'era lui alla guida, ma insegnò anche ad altri come guidare un kirtan e incoraggiò i devoti di tutto il mondo a prendervi parte, affinché il canto proseguisse senza interruzione. Diresse il kirtan 24 ore fino alla morte, avvenuta nel 2010, ma ancora oggi il programma va avanti in suo nome.
Il talento, l'ispirazione, l'instancabile dedizione di Ahindra hanno contribuito alla longevità e al modello stabilito dal Kirtana di Vrindavana, un progetto tutt'altro che isolato. Il canto pubblico è infatti presente in tutto il mondo ed è un perno fondamentale della filosofia della ISKCON. Shastra Das, per esempio, un devoto del Ghana, iniziò 10 anni fa un programma quotidiano a Mayapur nel Bengala occidentale. E anche se oggi i volti dei cantanti sono cambiati, il gruppo percorre regolarmente le strade di quella zona dell'India. Per più di 20 anni Indra Dyumna Swami e altri 50 devoti entusiasti hanno portato l'Harinama nelle città e nei paesi della costa nord-occidentale della Polonia. Nel 2002 Rupa Manjari Dasi e Ratnavali Dasi hanno organizzato un gruppo di canto che percorre ogni pomeriggio Oxford Street, nel centro di Londra. Durante la settimana i devoti di Gainesville cantano presso l'Università della Florida, portando il suono trascendentale agli studenti e agli insegnanti e distribuendo il prasadam a tutte le 800 persone presenti. Vishnu Jana Das, originario della Slovacchia, e Gora Karuna Das della Repubblica Ceca hanno organizzato un gruppo mondiale di Sankirtana che ha viaggiato in 6 continenti. Rama Raja Das, ispirato da Indra e membro originale del suo gruppo di Kirtana Vrindavana, ha formato a New York una squadra di devoti molto dedicati che cantano per 6 ore ogni giorno. È una consuetudine vedere questi santi cantori nella Union Square, un'area commerciale in pieno centro della città, sebbene talvolta il cattivo tempo li faccia spostare in altre zone, incluso l'ambiente buio e imprevedibile della metropolitana. Il Kirtana non è solo per la Union Square, dice Ramaraj, ma per ogni luogo. Grazie alla valida competenza manageriale di Abhiram Das, uno dei primi discepoli di Srila Prabhupada, questo programma di grande successo ha una propria sede a Brooklyn. I devoti che vi abitano escono tutti i giorni a cantare e a loro si uniscono regolarmente molti altri devoti. La prima giornata mondiale ISKCON del Santo Nome risale al 9 giugno 1996. Nel 2007 la Commissione del Corpo Governativo GBC, o GBC, detto all'inglese, ha emesso una risoluzione che prevede la ricorrenza annuale della Giornata Mondiale del Santo Nome in tutti i centri ISKCON, da celebrare in concomitanza con l'anniversario dell'arrivo di Srila Prabhupada in America, 17 settembre 1965. Nel 2008 i GBC, o GBC, hanno trasformato la Giornata Mondiale del Santo Nome nella Settimana Mondiale del Santo Nome, è diventata una settimana. Jiva Goswami, teologo del XVI secolo e riconosciuto dal Vaishnavismo Gaudiya come uno dei filosofi più importanti della storia, mi pare che Prabhupada abbia detto proprio che sia il filosofo più importante, il più grande filosofo di tutti i tempi, ha trattato ampiamente il tema del Nama Sankirtana nei suoi scritti, riassumendo il pensiero della tradizione a questo riguardo. Nel Bhakti Sandarbha, di appunto, Jiva Goswami spiega che mentre nelle fasi iniziali il canto libera il cuore da tutte le reazioni colpevoli, papa, vishodana, papa significa reazioni colpevoli, vishodana, liberare il cuore. Il suo beneficio finale, sebbene questo è una delle fasi iniziali, il suo beneficio finale consiste nell'esperienza diretta delle qualità di Dio e nel risveglio di una passione per Lui così intensa da spingere il devoto a danzare, piangere, gridare e ridere come un pazzo. Nell'estasi dell'amore spirituale. Srila Jiva dice inoltre che cantare i nomi a voce alta è molto più efficace che recitarli quietamente o soltanto ascoltarli.
e che i più grandi benefattori dell'umanità sono coloro che si dedicano al canto pubblico, considerato quindi il principio più elevato della tradizione della Bhakti. Anche Bhaktivinoda Thakura ha sottolineato la speciale rilevanza del Nama Sankirtana. Nel 1892, per esempio, compose una canzone bengalese in quattro versi intitolata Shri Nama Prachar, predicare il santo nome, che pubblicò in seguito come sesto capitolo di un testo più esteso, il Vaishnava Siddhanta Mala, a cui aggiunse un elaborato commento in prosa. In quest'opera egli definì il principio Agyatahal, Agyatahal, che corrisponde all'ordine più importante di Sri Chaitanya, impegnare la collettività nel Nama Sankirtan. Facendo proprio il sentimento di Bhaktivinoda Thakur, suo figlio, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, in un articolo intitolato Shri Nama Sankirtana, scrisse: fra tutte le pratiche spirituali, il Sankirtana è senz'altro il modo più efficace ed elevato di ottenere la misericordia del Signore Supremo, Shri Krishna. Le altre forme di servizio, o sadhana, possono definirsi tali solo se favorevoli all'esecuzione del Sankirtana, altrimenti sono da considerarsi ostacoli, ostacoli al vero Sankirtana, al vero sadhana. Chiunque, un bambino, un giovane, un anziano, un uomo, una donna, un intellettuale, un illetterato, un ricco, un povero, una persona bella o brutta, una pia o empia, in qualunque condizione di esistenza si trovi, non deve far altro che praticare il Nama Sankirtana di Shri Krishna. Riferendosi ai devoti che distribuiscono regolarmente sia la letteratura trascendentale che il santo nome, Bhaktisiddhanta Sarasvati ha usato l'espressione Jivanta Chetanam Ridanga, tamburi viventi della coscienza. Perché sebbene i libri estendano il raggio d'azione dell'Harinama oltre i limiti di un comune kirtan, sia i libri che il nome stesso non raggiungerebbero mai la maggior parte della gente se non ci fossero le anime coraggiose ed entusiaste che li distribuiscono. Abbracciando questo servizio si ottiene alla fine la destinazione suprema. Nelle sue fasi iniziali il santo nome purifica la coscienza e stimola il progresso del servizio di devozione. Giunto al piano del canto puro, si diventa amanti perfetti di Dio. E come Bhaktivinoda Thakura ci comunica in poesia nel suo capolavoro Sharanagati, Purna Vikashita Hana Vrajemora Yayalana, Dekaya More Svarupa Vilas, More Siddha Deha Dia, Krishna Pace Raga Ghia e Dehera Kare Sarvanash. Nella sua piena fioritura il santo nome mi porta a Vrindavana e mi mostra i suoi passatempi divini. Mi dà un corpo eterno, mi tiene al fianco di Krishna e dissolve completamente questo corpo materiale, conferendomi la perfezione suprema. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai! Shri Harinama Sankirtana ki jai. Hare Krishna. Quindi speriamo che questo articolo ispiri tutti quanti a cantare il santo nome e a recitare il santo nome sempre più puramente. A questo scopo è fondamentale chiedere costantemente ai devoti e consigli pratici per poter migliorare il proprio canto, e se possibile recatevi presso il tempio più vicino a casa vostra e al fine di cantare il santo nome di Krishna e recitarlo in compagnia dei devoti e per migliorare sempre di più la propria attitudine e speriamo, ci auguriamo sempre che questo articolo inviti e ispiri tutti quanti a
diffondere questa letteratura trascendentale. Che queste parole di Prabhupada, che queste parole di Srila Bhaktivinoda Thakur, di Srila Nityananda Prabhu, di Srila Jiva Goswami, riportate in questo bellissimo articolo di Satyaraj Prabhu, faccia nascere nel nostro cuore il coraggio e l'entusiasmo per distribuire questa letteratura sempre più profusamente. Tutti quanti dovremmo, in una qualche misura, impegnarci in questo servizio, nella diffusione del movimento per la coscienza di Krishna attraverso questa letteratura, perché qualunque altra risoluzione, qualunque altra metodologia non porterà i frutti sperati, non potrà sistemarsi veramente niente in questo mondo, comunque destinato a morire con tutti i suoi abitanti. Se vogliamo realmente risolvere i problemi dell'esistenza, e alla fine di questa esistenza temporanea, in questo corpo involucro temporaneo, tornare nuovamente a casa, tornare alla vita, perché adesso siamo alla morte, siamo nella morte adesso, non dobbiamo tornare alla vita. Se vogliamo, veramente vogliamo che questo accada, quindi che i problemi si risolvano e poi alla fine di questa esperienza corporea tornare a casa nuovamente, l'unico metodo è saturare il mondo con questa letteratura. Ci penserà il puro devoto attraverso questi libri a mutare le coscienze di ognuno a partire dalla nostra. Questo. Non c'è bisogno di diffondere in maniera indipendente la coscienza vegetariana o la coscienza ecologica o la coscienza religiosa o la coscienza sociale, no? Non c'è bisogno di fare questo indipendentemente. Basta semplicemente diffondere questa letteratura, saturare il mondo con questa letteratura, con questi libri. E tutti quanti possono dare il proprio contributo. Come diciamo sempre, molti possono fare tanto con poco, ma tutti quanti, se si impegnassero tutti quanti, se ci impegniamo tutti quanti in questo compito, in questo dovere, allora molto presto potremo vedere dei cambiamenti tangibili, reali, nella coscienza. Hare Krishna, nella coscienza del singolo individuo e nella coscienza della collettività. Hare Krishna. Quindi auguriamo a tutti quanti questo e quindi una meravigliosa giornata in coscienza di Krishna, una meravigliosa vita in coscienza di Krishna, votata alla condivisione della cultura spirituale. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, back to Godhead ki jai, Nitai Gaur, Premanande, Hari Hari Bol, Hare Krishna. Buona giornata a tutti.